arrivati a lei. Verrà a passare di qua. Ne sono certo. Io sto andando a buttar giù un paio delle loro fastidiose zanzare. Qui Snake, riesce a sentirmi, colonnello? Forte e chiaro. Qual è la situazione, Snake? Sembra che l'ascensore sul retro sia l'unico modo per salire. Me lo aspettavo. Dovrai utilizzare quello per raggiungere la superficie. Fai modo che nessuno ti veda. Se hai bisogno, contattami via codec. La frequenza è 140.85. Quando vuoi usare il codec, premi il tasto selezione. Quando invece saremo noi a contattarti, il codec emetterà un segnale. Quando sentirai il segnale, dovrai premere il tasto selezione. Il ricevitore del codec stimola direttamente gli ossicini all'interno del tuo orecchio. Solamente tu potrai sentire i messaggi. Ho capito. Ok, sono pronto. Snake, qui c'è un ascensore che ti può far salire al piano terra. Devi solo aspettare che arrivi l'ascensore. Nel frattempo, nasconditi da qualche parte. Thank you.
qui, Snake. Sono di fronte alla struttura di stoccaggio. Eccellente, Snake. Passano gli anni, ma tu resti sempre uguale. Come va la tuta di infiltrazione? Mi tiene bello asciutto, ma per i movimenti è un po' scomoda. Abituatici. È lei che ti protegge dall'ipoderma. Siamo in Alaska, se non lo sai. Ehi, calma. So bene che se non fosse stato per la tua tuta e l'iniezione mi sarei trasformato in un ghiacciolo là fuori. Un peptide anticongelante, Snake. Tutti i soldati genetici impegnati in questa esercitazione lo utilizzano. Già, e meno male. Mi sento meglio sapendo che è già stato sperimentato. A proposito, come procede l'operazione diversiva? Due F-16 sono appena decollati dalla base di Galena e sono diretti verso la tua posizione. Il radar dei terroristi dovrebbe averli già intercettati. Un HIND. Colonnello, che ci fa qui un elicottero russo? Non ne ho idea, ma sembra che il nostro piccolo diversivo abbia attirato la loro attenzione. Adesso hai maggiori possibilità di infiltrarti senza farti notare. Mancano solo 18 ore allo scadere dell'ultimatum. Ti devi sbrigare. Wow! Deve essere un pazzo per pilotare un HIND con questo tempo. Chi è che parla? Oh, scusa, non te l'ho ancora presentata. Lei è Mei Ling, il nostro esperto di elaborazione digitale delle immagini. È lei che ha progettato il tuo codec e il tuo sistema radar Soliton. Contattala se hai dei problemi con uno di questi due dispositivi. Felice di conoscerti, Snake. È un onore parlare con una leggenda vivente come te. C'è qualcosa che non va? Niente, solo che non mi aspettavo che un'esperta internazionale di tecnologie militari fosse così carina. Mi stai solo adulando. No, dico sul serio. Beh, almeno non mi annoierò per le prossime 18 ore. Andiamo, non posso credere di aver fatto colpo su un famoso Solid Snake. Però sono sorpresa, sei troppo diretto per essere un assassino addestrato. Sembra abbiamo molte cose da imparare uno dell'altro. Certo. Non vedo l'ora di saperne di più sull'uomo che sta dietro la leggenda. Ma prima, lascia che ti spieghi come funziona il tuo sistema radar Soliton. Il puntino luminoso al centro sei tu, Snake. I puntini rossi sono i nemici. E i coni azzurri rappresentano il loro campo visivo. Stai attento, Snake. I soldati genetici hanno la vista e l'udito molto acuti grazie alla terapia genetica. Cerca di non farti individuare. Per prima cosa voglio che tu ti infiltri nel centro di stoccaggio e trovi il direttore della DARPA. Al direttore della DARPA sono stati iniettati gli stessi radionanoidi che hai anche tu. Dovrebbe comparire sul tuo radar come un puntino verde. Cerca di ottenere tutte le informazioni sui terroristi di cui è in possesso, sempre se ancora vivo. Snake, il tuo radar non risente delle condizioni del tempo. Ma non potrai usarlo dopo essere stato scoperto da un nemico. Esatto. Purtroppo è molto facile disturbarlo. Già, anche perché è stato creato con tecnologie già esistenti. Non lo potrai usare neanche in zone con forte risonanza armonica. Quindi fai attenzione. Noi terremo sempre sotto controllo i tuoi movimenti via radar, per cui chiamaci con il codec ogni volta che vuoi. Perfetto. Se mi sento solo vi faccio un fischio. Sul serio, Snake? Siamo qui per fornirti un supporto. Chiama se ti servono informazioni o consigli. Io mi occupo anche dei tuoi dati di missione. Mettiti in contatto con me se vuoi registrare il tuo stato attuale. La mia frequenza è 140.96 ed è dedicata al salvataggio dei dati. Non dimenticarla. Ricordati, tranne che per il binocolo, sei completamente nudo. Dovrai impadronirti di qualsiasi arma tu riesca a trovare. Me lo ricorderò. Prima la dottoressa Naomi mi spoglia e mi esamina. Poi mi portate via tutte le armi. Come credete che mi senta? Beh, se riuscirai a tornare tutto d'un pezzo, forse lascerò che sia tu a esaminare me. Questa me la segno, dottore. Tra parentesi, mi spiace darti un dispiacere, ma sono riuscito a portare qui le mie sigarette. Come hai fatto?
nel mio stomaco. Grazie anche al fatto che la tua iniezione ha eliminato i miei acidi digestivi. Sigarette? E che ti serviranno? Non lo capiresti mai. Se vuoi entrare... Quella è la porta principale. È la via più comoda, ma il rischio di essere individuato dal nemico è troppo alto. Non è che posso bussare e chiedergli di farmi entrare. Una sentinella a destra e un'altra a sinistra. Sono armati con armi automatiche e bombe a mano. Che mi dici del condotto dell'aria vicino alla porta? Dovrebbe esserci un condotto anche al secondo piano. Da qui non riesco a vederlo. Decidi tu come procedere. Mi fido di te, Snake. Questa base dovrebbe avere un sistema di ventilazione per l'aria. Qui intorno dovresti poter trovare qualche condotto dell'aria. La base ha bisogno di molta energia. Credo che da qualche parte ci sia un generatore diesel. E siccome per creare elettricità serve dell'ossigeno, da qualche parte ci devono essere degli sfiati. So che non ci crederai, ma sono riusciti ad abbattere gli F-16 che usavamo come diversivo con un HIND. Subito dopo, Liquid ci ha mandato un messaggio. Se proveremo ancora qualcosa del genere, lancerà la bomba. Snake, muoviti ed entra là dentro. Quell'Hind sarà presto di ritorno.